E andiamo ragazzi, benvenuti sul canale di Sangue Rosso Nero. Tre punti che dovevano essere scontati e così sono stati. Queste sono partite che è meglio sempre non sottovalutare, perché abbiamo imparato anche a nostre spese il Milan gli altri anni, insomma, che tendeva a perdere colpi contro partite apparentemente scontate con le piccole. Dunque sono tre punti fondamentali. Come vi disse, ragazzi, tre punti con lo Spezia, dovremo fare la domenica prossima, dopo questi tre punti incamerati con Crotone, e poi avremo il trittico Stella Rossa Inter, Stella Rossa Roma. E lì probabilmente si capirà se questo Milan può ambire al quarto posto o se può ambire magari a qualcosa di più che lo scudetto. Io, come vedete, rimango sempre con i piedi per terra. Preferisco non fare voli pindarici, insomma, perché comunque ora stiamo recuperando pian piano dei giocatori. Bennacer alla fine ha avuto non Covid ma solo bronchite, dunque dovrebbe essere recuperato tra qualche giorno. Lo dovremo vedere con lo Spezia in campo. Comunque, partita oggi, grande maturità della squadra, che ha mostrato subito dei primi minuti una gestione, anche magari senza giocare a ritmi molto alti, ma con la consapevolezza di poter sfruttare con il minimo sforzo possibile ogni singola occasione e capitalizzarla, così come è stato. 4-0, che poteva essere anche qualcosa in più. Il Crotone è veramente poca poca roba. Vedo difficile per il Crotone l'opportunità di potersi salvare quest'anno. Per quanto riguarda dal punto di vista dei singoli, andiamo ora subito a dare le pagelle con un Donnarumma senza voto, ragazzi, perché Donnarumma non ha dovuto fare niente, i guanti quasi puliti. Calabria 6 e mezzo, solita partita di sicurezza, si è fatto ammonire ma era prevedibile perché era diffidato, salterà lo Spezia per essere poi con l'Inter in campo. Dunque era anche condivisibile. Tomori di nuovo 7. È vero che l'attacco del Crotone oggi gioca col Torino, non so perché. È vero che l'attacco del Crotone è veramente poca roba. Però lui comunque si è fatto sempre male, pronto negli anticipi. Soltanto una volta gli è sfuggito di Carmine su un colpo di testa, su un traversone. Però partita tranquillissima. Idem Romagnoli da 7, una ammonizione stupida nel secondo tempo sul 4-0. Teo da 7 e mezzo, partita mostruosa in spinta, partito sempre come un diesel per poi andare via via macinando. Per quanto riguarda Chessy, partita ordinata anche lui da 7 senza alcuna distrazione. Mete 6 e mezzo, meglio del solito, ma voglio ben dire, ragazzi, se non sei in grado nemmeno di giocare una buona partita contro l'ultima in classifica e ti chiami Mete, allora vai a giocare all'esercizio. Dunque, bene Mete, essenzialmente, cercherò di essere sintetico. Salemakers 5, male male male, interventi fuori tempo, cross sbagliati, passaggi sbagliati, giallo inutile, male. È da un mesetto, da quando è entrato, insomma, che non ne sta azzeccando una come prestazioni, sperando che possa ritrovare un pochino di forma, se il problema sia quello, perché ultimamente veramente non ne sta prendendo una, tant'è che il Pioli l'ha cambiato a fine primo tempo. Dunque, non era contento manco l'allenatore, evidentemente. Per quanto riguarda invece Leo mi è piaciuto, partita da 7, ottimo assist per Ibrahimovic, dribbling, infatti copertura non aiuta molto, non è un trequartista, però può essere una valida alternativa, visto che Krunic non dà certezza in quel ruolo. Comunque si è disimpegnato bene, si è mosso molto, ha saltato l'uomo più di una volta. Un Leo che si dimostra un giocatore giovane, ma comunque d'utile e completo, che può solo che crescere. Io gli vedo in futuro un ruolo da punta ancora, però non escludo che possa anche accertarsi nel ruolo futuro come ala. Per quanto riguarda invece Rebic, partita da 7, abbiamo rivisto il Rebic che tanto sognavamo, che tanto ci eravamo abituati a vedere la scorsa stagione. Cattivo, fase di copertura sempre continuo, che dà una mano a tutti dietro, a Teo specialmente. Non è un caso che Teo è ritornato a spingere come un dannato con Rebic su quella fascia. Sotto porta freddo, nulla da dire a Rebic. Ibrahimovic ci vuoto 7 e mezzo. Partita cattiva anche il suo, sotto porta. 501 gol in carriera, ragazzi, mostruoso, mostruoso Zlatan Supremacy. Mi è piaciuto anche lui moltissimo. Ma oggi tutti bene, ragazzi, difficile dare. Auge e Mandzukic hanno 2 voti, che sono entrati a partita praticamente finita. Difficile dare voti al di sotto del 6,5-7, oggi tranne a Salemakers. Pioli 7, partita preparata bene, magari mi aspettavo una partenza un po' più cattiva, però bisogna anche gestire l'energia. Il Milan penso che stia incamerando un po' di energia per quello che è il trittico che avremo dopo lo Spezia. Dunque, ragazzi, ora, altro argomento che bisogna citare è il discorso
Spezia, appunto. Lo Spezia è una squadra che in trasferta è più pericolosa che in casa sua, però è una squadra insidiosa. Se non sbaglio sta recuperando in Zola, che lo avremo contro. Quella è una partita dove bisognerà giocare con molta più aggressività e tensione rispetto oggi con Crotone, perché Crotone si vede che sta proprio messo con le pezze nel sedere, ragazzi, si vede. Lo Spezia sarà una partita molto più difficile. Speriamo sempre che magari la Juve possa fare un passo falso con Napoli, anche se sto Napoli così in crisi, la vedo veramente dura che possa fermare la Juventus. Però mai dire mai, la reazione di orgoglio può averla. L'Inter gioca con la Lazio, che sta in un gran momento di forma. Non scordiamoci che Juve e Inter giocheranno infrasettimanale. Dunque, sarebbe importante arrivare al derby con magari un paio di punti recuperati su almeno l'Inter o la Juve, entrambi. Perché poi Inter e Roma, due giornate di serie consecutive, non saranno per niente facili. Ce la possiamo giocare con chiunque. Cerchiamo di arrivare a una partita almeno con Çalhanoğlu e Bennacer ben recuperati e ben in forma, che sono fondamentali, perché occorrerà avere un Milan quasi al completo. Non ho paura per l'assenza di Kier, perché Tomori veramente, ragazzi, è un difensore che diventerà fortissimo, si vede, è un giocatore sottovalutatissimo, veramente forte, forte, forte. Lo ha dimostrato nel derby di Coppa Italia, lo ha dimostrato col Bologna, oggi anche con un avversario di basso conto come Crotone. Ma bene, dunque ragazzi, iscrivetevi al canale, seguitemi anche sul canale di Milanisti Non Evoluti a cura di Alessandro Jacobone, in onda la puntata ogni giorno dopo o giorno stesso della partita del Milan alle 21, puntata di 2 ore con ospiti giornalisti, magari anche qualche ex calciatore, giornalisti importanti vicino all'ambito Milan, come redattore di Milan News Antonio Vitiello, eccetera. Dunque vi invito anche a iscrivervi sul canale di Milanisti Non Evoluti, a seguire Alessandro Non Evoluti, appunto, Alessandro Jacobone su Twitter, e su Instagram e su Facebook. Un abbraccio ragazzi e forza Milan! Ciao! Ah, per il sorpasso all'Inter, agli interisti, come dice Pelegatti, la prossima volta. Ciao ciao!